Buongiorno, anzi buongiorno, anzi buon pomeriggio perché sono le 2:30. Oggi non si lavora perché c'è una missione più importante, vale a dire traslocare, ovvero non stiamo cambiando casa, lo facciamo solo per una decina di giorni perché una mia parente parte e quindi dobbiamo andarle a fare da dog sitter, e quindi per una decina di giorni in tutto il periodo natalizio stiamo lì. Solo che per me 10 giorni lontano da casa, vabbè, lontano perché è poco, non è tantissimo il tragitto, è una mezz'oretta di macchina da casa nostra, per me significa comunque portarmi tutta casa dietro, quindi trucchi, vestiti, scarpe, la videocamera, tutto il necessaire per girare, vabbè, il computer, quello fa parte della mia vita, la mia seconda anima, praticamente tutto. Quindi ho 4 bustoni, tra l'altro, cioè, vabbè, ce ne ho 5, diciamo, perché uno è anche quello dei regali di Natale, quindi quello in teoria andrà svuotato. Però ho 5 bustoni, mi sono portata addirittura anche l'alberello di Natale, perché lei col fatto che parte non ha fatto praticamente decorazioni. A me il mio alberello di Natale striminzito faceva piacere averlo, un tocco di Natale, no? E aspettate, questo deve girare, ok? Quindi stamattina ho finito di fare i bustoni. Poi ho praticamente dato una sistemata a casa, perché funzionando non ci saremo per 10 giorni, comunque a me una spazzata, lavare i piatti e una pulitina al bagno così sciue andava fatto, quindi sono rimasta a casa anche per quello. E poi dopo vado a finire dei regali di Natale, perché mi sono rimasti gli ultimi regali di Natale, però niente di sconvolgente, so già cosa fare, dove andarli a prendere, quindi è tendenzialmente tutto già studiato. Macchine? No. Quindi questo, quindi per questi 10 giorni sicuramente girerò video, perché ancora non siamo al 24, quindi ancora, anzi al 25 ancora devo girare dei video, e sicuramente ne registrerò poi altri da pubblicare sul canale anche nei prossimi giorni. Quindi se vedete una location differente è perché appunto sto lì caldo. Tutto questo fa un poco caldo, 18 gradi, cioè non fa caldissimo, però non fa nemmeno freddo. Sì, fortunatamente una cosa già l'avevo portata da mia madre, avevo portato la borsa con i trucchi, che è la corabba più pesante tra l'altro, quindi già l'avevo lasciata da mia madre, e poi vabbè, me la devo semplicemente passare, perché devo passare da solo a prenderla. Niente di complicato. Detto questo, poi adesso alle 4 devo accompagnarla in aeroporto e poi io da lì vado al centro commerciale che sta lì vicino. Io non so se avete notato che ci sono appunto più video. È una, sinceramente per me è un'ammazzata. Cioè, forse ho iniziato, non sono stata molto previdente, perché comunque questa cosa di fare video tutti i giorni l'avevo già deciso a novembre, quindi avrei potuto iniziare a girarli con un po' di anticipo e poi caricarli. Invece alla fine sto finendo che li carico la sera, li registro la sera e li carico la mattina, e è un po' una mezza ammazzata sinceramente, perché comunque poi dopo aver girato il video lo devo pure editare, e l'editing di un video almeno a me mi comporta un paio di ore, nonostante io abbia un programma basic, perché io comunque ho un iMovie basic, non ho nemmeno quello aggiornato, e quindi molte transizioni, molte schede grafiche, molte scritte non ci sono, però comunque è abbastanza lunga come cosa. Tra l'altro avevo scaricato l'iMovie nuovo, però a parte che non mi funzionava, perché credo di avere un computer un pochino troppo vecchio per farlo girare bene, cioè nel senso riuscivo a editare il video e tutto quanto, però poi non me lo salvava, quindi non mi salvava il video, il che non era proprio piacevole dopo aver fatto tutto il lavoro. E in più non mi piace come grafica, perché è troppo complicato, cioè non è, secondo me non è snello come utilizzo.
non è intuitivo, cioè ad esempio iMovie, quello che ho io, che dovrebbe essere il 9, è molto intuitivo, quindi è molto semplice da utilizzare, ti dà subito la possibilità di capire quello che stai e quello che non stai facendo. Invece l'iMovie aggiornato non è così, cioè l'hanno voluto fare simile a, come si chiama? Oddio, si chiama? Ti chiami? A quello più professionale, non mi ricordo adesso come si chiama. Però l'hanno reso più complicato, cioè iMovie è fatto per essere sì un programma di editing, però non è un programma di editing professionale, è un programma di editing che sta di base sul computer, quindi non può essere una cosa professionale. Invece hanno fatto sta modifica della grafica e tutto quanto, e poi le funzionalità sono le stesse, però hanno modificato la grafica che rende tutto più complicato, tutto meno intuitivo, e a me sinceramente non mi piace. Poi tendenzialmente io sono anche un tipo che ai cambiamenti non si adatta molto facilmente. Non mi piace le modifiche, se una cosa funziona bene così, non capisco perché la devo modificare, soprattutto se per modificarmela me la rendi più complicata. Cioè, se una cosa funziona ed è semplice da fare, ok, per me va benissimo, ma se tu me la devi modificare e renderla complicata da utilizzare, difficile da utilizzare, perché? Perché io non lo capisco questa cosa. Probabilmente poi è anche migliore, perché è anche migliore. Però allora io dico, tieni le cose positive di una cosa e modifichi le cose che possono essere modificate. Però se da quel punto di vista la grafica è semplice da utilizzare, si capisce facilmente, perché devi andarla a stravolgere e renderla complicata? Io non lo so. Detto questo, adesso vi saluto perché devo mettere la musica, se no mi abbiocco, anzi penso faccio una live su Periscope. Sì. E ci vediamo dopo. Ciao. Eccoci. Adesso dobbiamo capire come lasciare l'aeroporto, praticamente. Allora, ho appena lasciato mia zia, infatti vedete, sto uscendo da l'aeroporto. Qui c'è un'area che si chiama Kiss and Go, praticamente dove puoi, hai tipo un quarto d'ora per salutare il viaggiante, scaricare le valigie, fare tutte le cose con calma. E quindi adesso devo andare al centro commerciale, devo capire come arrivarci, quindi devo passare di qua, mi sa, Ostia Fiumicino, quindi devo andare di qua. Sì, se no vado a Roma, quindi sì. Adesso devo fare tutto il check-in e tutto quanto, quindi alle 7 partono tipo, quindi campa cavallo. Ah, ne hanno di tempo, ne hanno di tempo. Un bel viaggetto poi li attende. Vabbè, ci vediamo dopo al centro commerciale. Ciao! Sono in fila, sono in fila. Praticamente per fare tipo un chilometro, ci ho messo per ora mezz'ora. Quindi non arriverò a Ostia prima di 20 anni, praticamente domani mattina arriverò a Ostia. Questo rosso che mi dà quest'aria demoniaca. Comunque, ho finito i regali di Natale. Yeah! Abbiamo finito tutti quanti. Ho comprato tutte le mie cose che mi mancavano. Devo passare solo dal cinese a prendere delle buste e della carta. Credo di essermi dimenticata dei regali a casa ad Ardea, quindi probabilmente domani mattina ci devo fare uno zompo. E basta. In più deve venire anche il muratore o oggi o domani. E sono giusto un attimino incasinata. Giusto un attimino. In più devo lavorare perché oggi non lavoravo, ma domani e dopodomani lavoro. Il che è un problema. 24 e 25 non lavoro. No, 24 e 25 non lavoro. Non lavoro il 31. E anzi, devo un attimino prendermi i giorni, perché quasi quasi non lavoro nemmeno l'uno. Mi sa che l'uno non lavoro. Sì, quasi quasi. Quasi quasi non lavoro l'uno. E detto questo, che altro dire? Basta, c'è una fila che non finisce più. Potrei accendere la luce per farmi vedere, ma tanto sono qui, mi vedete.
E basta. Ci vediamo dopo a casa. Ok, sto preparando la cena. Stasera facciamo i spatzle. Spatzle e li faccio con il burro e con il burro praticamente abbassiamo un pochino. Se volevi vedermi non avevi bisogno. Qui abbiamo la mia assistente Olgona. Oh, poverina, poverina, lei va per un... Eccola qua, poverina. È una poverina. È una vigetta, una cagnolona, ma è una giambina, lei bella bambolata. Farà brava, nannetta. E quindi adesso sto a casa di mia zia. Prepariamo la cena. Marco arriverà fra un po'. E basta, mo vediamo, magari fra un pochino facciamo. Ho già un pochino apparecchiato. Non trovo le tovagliette. Mi ha detto c'era le tovagliette, ma qui ci danno quelle carine, quelle un po' più carine. Ho detto nel cassetto, ma io qui nel cassetto non le trovo. Forse queste, però, boh, facciamo lo strofinacci, gli strofinacci facciamo prima. Facciamo prima, facciamo prima. E basta, poi niente, per cena faccio solo quello lì, perché poi so, 3 etti e mezzo, quanto so? Sì, 3 etti e mezzo, poi non lo so, boh. Vediamo, se Marco poi ha fame, al massimo mi taglio 2 pomodori. 2 pomodorini, va bene. Ciao. Modalità vecchietta perché ho freddo e vabbè, adesso sono le 2:10, praticamente io sto per andare a dormire. Olga sta dormendo sul divano, Marco è andato su già su a dormire. Io nel frattempo ho imbustato 2 milioni di regali, abbiamo cenato e adesso sto lavorando, sto finendo di lavorare un po'. E niente, spero che questa giornata insieme vi abbia fatto piacere. Se avete dei commenti, lasciatemi un messaggio qui sotto. A dopo, a domani, anzi, non so se domani registro, però comunque, alla prossima. Ciao!